Anna, Chiara e Rita avevano litigato, poi hanno fatto pace. Hanno chiarito. Un saluto da Mapo, amici miei, e dopo questa cazzata iniziale rompighiaccio e questo fantastico maglione azzurro, siamo pronti per ritornare sulla carriera di EA Sport WRC, dove ci eravamo lasciati con un episodio con una Ford Puma interessante. Avevo pure sbagliato a mettere il cambio ad H quando è una macchina a cambio sequenziale, dai, lo sanno tutti, poi c'era anche scritto. Era andata così così. Oh, no, 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 no. No! Sinistra 4. Vale! Non ho capito le ultime 5 che hai detto! Ah! Ma è tempo di continuare la carriera, di proseguire, di vedere quali nuove sfide ci riserverà il futuro. Siamo alla settimana 4, ricordo che nel primo tentativo di carriera ero arrivato alla settimana 8, poi ho ricomprato il gioco su Steam e si è azzerato tutto. Allora, evitiamo Rally Sardegna, 309 GT, vettura fornita, Rally Iberia, attenzione, arriva a meno quarto. Vettura fornita mi fa un po' paura, mi ricorda un prestito fatto con una Polo, dove ero contento di non doverla pagare, ma poi è successo... Ma siccome sono coraggioso, o forse solo un po' pirla, ci voglio riprovare. Andiamo a vedere, 309 GT, non so neanche come sia fatto. Che figa, questa sì che ha il cambio ad H, 5 rapporti dell'88. Ma che cos'è sta robaccia? Non l'ho mai vista in vita mia. 1940 cavalli, 870 kg di peso. Io questa la sfascio sicuro, cioè ma volutamente. Eccolo qua il messaggio, quello dove si mettono le mani avanti. Un danno grave può costare 81.000, che non erano i 500-600.000 dell'Apollo. Ma sto giro me la sento, anche l'altra volta me la sentivo. E mi compro pure un ingegnere che anche se è specializzato nelle 4WD, ma dovrebbe ridurre i tempi di riparazione. Dai che il team incomincia a costruirsi. Intanto siamo su asfalto e questa è una buona notizia. Godiamoci un po' l'asfalto del Rally Iberia. Fai solo attenzione a... Non ce la faccio sentire la voce di Vegeta in sto gioco. Dovrebbero farti saltare via gli pneumatici all'istante. Ma che mena sfiga. Allora, 7,3 km di tappa non è molto lunga. Lo shakedown sarebbe da fare, anche se di solito lo shakedown mi provoca qualche problemino, ma andremo piano. Lo sguardo è già intelligente, cioè nel fosse Tony sterrato, i due doleggio. Detto che il motore è stanco, ricordiamoci che lo shakedown. 5, 4, 3, destra 4, apre, e sinistra 5, tieni, 30. No, non... Destra 4, rallenta. Ah, avevo impostato il cambio sequenziale, cominciamo bene. Tra l'altro mi hanno consigliato nei commenti del video precedente che automatica manuale non è il cambio automatico dove puoi intervenire manualmente, quindi il semiautomatico, ma è proprio la selezione automatica tra sequenziali ad H a seconda del veicolo. Scemo io a non essermene accorto prima. Continuiamo lo shakedown. Ok. Dai, 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 che ci divertiamo. Cos'è? Siamo al tramonto? Romantico. Questa me la voglio fare tranquillo, tranquillo, tranquillo. Detto. Ma quell'albero lì mi sembra il platano picchiatore di Harry Potter. No, uno, no, le uno le odio. Che inchiodata. Da sinistra 1, chiude. Ho anche messo il tempo del navigatore anormale perché all'inizio era molto in anticipo. Lo odiavo sta cosa. Dai, va bene, va bene. Ma lo shakedown o no? Non è lo shakedown. Attenzione, questo non era lo shakedown. Cioè, stavo facendo veramente la tappa. Ho sbagliato a premere. Quindi facciamo che lo consideriamo come shakedown. Ricominciamo e adesso ci impegniamo veramente. Vai! Apre e sinistra 5, tieni 30. Siamo pronti sto giro. Oh, abbiamo potuto constatare qual era il grip, questa è la cosa importante, ricordiamoci che l'auto non è nostra. Questo mi dà conforto ma anche molto, molto terrore. Oh, no, 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 no. Salvo, salvo, salvo il guardrail. Vai, che non va un cazzo, 1008 dell'88, non va un cazzo. Ma comunque ci si può morire sopra. 30, ritarda a destra 1. Ritarda a sinistra 1, chiude. Ritarda, ritarda. 70. No! I braccetti. Evviva. Sta bene? Non è stato un bel colpo. Ma poi voglio sapere chi è quello che ha lasciato quei massi. Mi dicono che il freno a mano non serve moltissimo nelle trazioni anteriori, però ogni tanto potrebbe far comodo. Sta per finire il primo settore. Vai, dosso. Siamo anche la quinta. Mi sono visto dentro lo scolo dall'acqua. Destra 1? Non c'è problema.
Ah, è piacevole. È piacevole, 309 GT. È proprio brutta, quasi quasi gliela sfondo apposta. Che bello però fra mano. Che gran settore. Dovrei essere primo, per ora. Dai, dai, molto meglio dalla Puma. Beh, siamo anche su asfalto, ragazzi. No, no, no. Salvo. Ecco la secca a destra. Che conigliata che ho fatto. No. Ma come nascosta? Io voglio sapere chi è che nasconde le curve. Soprattutto il destra 1. In sinistra 1, media, 30. In sinistra 4, corta. Bello sto settore, il canale. Destra 4, chiude, 30. Sinistra 5, rallenta. Bello, mi sto divertendo. Destra 2, chiude, e secca destra. Vuoi dire che gliela riportiamo intera la macchina? Vuoi dire che gliela... Uno, no, no, muto. Finiamo la tappa e poi parliamo. Bello. Destra 6. 40. Madonna che stile, ragazzi. Non serviva farla con freno a mano. Ma noi ci abbiamo stile. O vinci bene o non vinci. Ops, ho spaccato il cambio. Però nella realtà. Vediamo un po' lo sfondo sto cambio Logitech. Dove? Dov'è? Ah, qua. Guarda! Cosa sono riuscito a fare a culo? Totalmente a culo. Ma mi è piaciuto. È stato stupendo. Commissario, hai visto? Com'è adesso? Ti appoggi a terra? Hai cambiato idea? Sì, sì, appoggia. Allora l'asfalto è giusto. Primo, primo a 3 secondi, 8 dai cinesi. Non male questa 309, cioè è uno scassone, non me la sarei mai comprata, ma così in prestito, sull'asfalto, abbastanza tranquillo in questa giornata tramontosa, pre-aperitivo, mi piace, anzi a proposito di aperitivo. Andiamo in fretta a sta tappa che ho sete. Diamo un'occhiata al radiatore in fase di manutenzione. Una simile temperatura del motore è preoccupante. Allora, non mi sembra molto grave la situazione. La carrozzeria 1150, lasciamola dov'è. Facciamoci il radiatore con la standard. Il tempo è solo un quarto d'ora. Dai, siamo nel budget. 1800, tranquillo. E vai, sei in prima posizione. Sì, noi Vegeta! Tu pensa solo a te e a come ottenere il trofeo. Abbiamo 8,9 km. Les Voltes. Che brutta macchina. Addirittura meglio di prima il tempo. Sto giro voglio scannarmela per bene. Vediamo se riusciamo a spendere i soldi della cauzione. Io sono pronto. Sinistra 4 corta. Destra 6 rallenta. 50. Comunque ha una velocità che è gestibile. Poi su asfalto. Con trazione anteriore che però non è così tanto sottosterzante. Quello che ha parcheggiato lì che problema c'ha? Destra 1, chiusura media, e sinistra 2, chiude. E destra 1, media, e sinistra 5. Belli, tornanti così, in sequenza, un serpentone. Apre lunga, chiude, non tagliare. Non tagliare, non tagliare. Beh, si poteva un po' tagliare. Ah, ci sono i sassi lì. Ma questa è destra 3. Ma porca... Sinistra 2, media, e sinistra 2, corta, in destra 4, 30. Ecco, questo è proprio il genere di invito a cui voglio partecipare. Mi piace. Non voglio andare a sbattere, non voglio andare a sbattere. No! Ho sfiorato! Ho grattato il cofano! Il problema è quando c'è la scogliera che graffia. Diciamo che l'auto poco potente non sfigura in questa tappa. E c'è tanto da guidare e poco da sfogare. Tutto uno. E va bene, dai. Bruciamo un po' di gomme. Dove sei? Una rotonda, fighissimo. Rotonda contromano. Dove? Dove? Ah. Dai, però mi è venuta male questa. Posso rifarla? No, eh. No, 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 no. Mi ha fatto a spaccare il radiatore non il cambio, mi chiedo. Oh, ecco come ho fatto.
sinistra 2, chiude lunga. Adesso dimmi che differenza c'è tra questa, sinistra 2 e di quella di prima. Vabbè, era a destra quella di prima. No, cosa cacchio ho fatto? Comunque è proprio un bello sport il rally. Cioè ti allena un po' in generale. Certo, non è che diventi bravo nelle Formula 1. Però con le autostradali si può andare a fare delle gare sul circuito. Per me funziona bene. Dai che gliela ridiamo quasi come me l'hanno data questa 309 GTI. Attenzione. Perché attenzione? 80. No! Siamo arrivati, siamo arrivati. 50. Siamo arrivati, siamo arrivati, siamo arrivati. Destra 3 all'arrivo. Okay, no, attenzione, morite! 48,7. Come vi viene in mente di fermarmi lì al traguardo? Io il traguardo tiro giù tutto, ragazzi. Vengo. Ole. Sembra intero, ragazzi. Portiamo a casa un'altra vittoria di tappa con un vantaggio di 15 secondi, stavolta dagli inglesi. Gio Nel Fosso e Tony Serrato, che coppia! Primo posto, grandi risultati ragazzi, ricordo che gioco a difficoltà 80, ma almeno in questa categoria forse è il caso anche di salire, perché insomma ho guidato abbastanza bene, però impegnarsi è un'altra cosa. E portiamoci a casa questo trofeo più grande della macchina, felice, restituiamo tutto, restituiamo le chiavi, è leggermente storta ma secondo me non mi fanno pagare nulla, andiamo a casa felici. È il tipo di azione che accresce la fiducia di Max nel nostro team. Ma chi è Max? Ma poi, cioè, tu sei contento perché fai soldi. Io mi faccio il culo e tu ti fai soldi. Non va bene. Comunque 10.000 crediti li abbiamo spesi. Qualcosa guadagno, mi chiedo ogni tanto, o solo spese? Amici miei, abbiamo visto questa tappa con questa 309 GT in omaggio, un prestito in realtà. Un prestito finito bene, non me lo sarei mai aspettato. Però l'auto era abbastanza guidabile, un trazione anteriore onesto. Cambia da H su asfalto iberico, secondo me è molto fattibile. E comunque è stato divertente. Continuerà quindi la carriera su EAVRC, un gioco che mi piace, un gioco diverso dagli altri, che mi fa allenare, mi fa tenere anche carico, adrenalinico, mi fa mettere voglia di correre. Provatelo anche voi, se non avete mai provato un rally, vi consiglio di farlo. E se avete qualche difficoltà, fatelo con la visuale dal cofano come faccio io. Lo so che non è proprio la stessa cosa, però nel rally può aiutare. E alla fine conta il divertimento. Ci vediamo nel prossimo video. Quale sarà la prossima auto da distruggere oppure da portare sul podio? Questo lo scopriremo poi. Quindi alla prossima. Saluti da Mapo. Ciao. Mi sa che la prossima mi sparo tipo una VRC di sfogo, che viene un video con 18 incidenti. Dopo un po' bisogna fare queste cose.